verso una città, Torino. Sound 011 è stata creata per gli appassionati musicali e non. Sound 011, Torino, a portata d'orecchie. E siamo di nuovo ritornati qua dopo l'ennesimo problemuccio tecnico. Il computer fa... Eh beh sì, praticamente queste onde magnetiche che diciamo circondano la nostra Torino hanno colpito un'altra volta. Questi problemini tecnici che continuiamo a portarci sempre sempre dietro, ahimè. Però la nostra regia tutte le volte cerca di lavorare per risolvere questi problemi, cari amici ascoltatori. Saranno stati petrol? Ma non lo so. I petrol o non i petrol? Bene, abbiamo qua un pochino, non si sente niente, ma no, cara Patrizia, abbiamo avuto un piccolo problemino tecnico, siamo ripartiti con la seconda parte della trasmissione, perché comunque abbiamo sostanzialmente avuto questa interruzione e non sappiamo decifrare quelle che sono le cause. Potevamo fare un videomessaggio e... Tu eri partito con l'idea del videomessaggio, sì, perché quest'anno basta. Ormai ti è partito l'embolo del videomessaggio, sì. Per fare videocucina, video, quindi... Esatto. Bisogna esplorare questo nuovo media. Questo nuovo media, sì, ma sostanzialmente bisogna approfondire questo discorso per cercare di aiutare la nostra regia al di là del vetro che ci assiste. Sono già sempre oberati di lavoro. Beh sì, calcoliamo che noi come tutti i martedì prepariamo la nostra trasmissione, noi siamo qui dalle 4:45, siamo arrivati un pochino più in ritardo. Stamattina abbiamo preparato tutto quello che era la nostra trasmissione, ci siamo organizzati, i pezzi abbiamo scaricato, abbiamo studiato, abbiamo fatto. Siete dei bravi ragazzi, abbiamo comprato la stampante 3D anche noi. Arriviamo dalla Germania e siamo stati fatti con una stampante 3D. Esatto, ci hanno fatto con questa stampante 3D, metti le ossa, metti la pelle, il file, puff, tac, siamo venuti fuori, tac, il grande Tuloschi è Sergino. Quindi? Dove eravamo rimasti prima? Eravamo rimasti alla voce del nostro caro amico Johnny. Non lo ricordo assolutamente. Non ricordiamo più un cazzo, non sappiamo più niente, ragazzi, siamo un pochino in balia del vento. Bene, qua in studio, diciamo che il nostro studio inizia a popolarsi di fantastiche fanciulle. Abbiamo qui una splendida fanciulla che adesso sentiremo la voce, parla poco. Questa è la mia dolce fanciulla, la mia dolce Elisa. Ciao Elisa, ti ho dedicato tante trasmissioni in questo periodo. È vero, tante, io posso testimoniare. Assolutamente, io canto. Ciao, buonasera a tutti. No, come ciao, buonasera a tutti, vieni, di ancora qualcosa agli amici ascoltatori, perché hanno bisogno di sentire la tua voce, poca, a piccole gocce, perché sapete... Cioè, soprattutto voi ascoltatori maschi, quando parla e saluta, tappatevi le orecchie. Esatto, non divulghiamo troppo questa voce sensuale della mia cara. È troppo assai. Elisa. Solo Tulino può sentirla. Solo Tulino può sentirla. Solo Tulino può sentirla. Giustamente il caro nostro, la nostra mascotte di Paranight Radio, il nostro caro Johnny, ha detto solo Tulino può sentirla ed è giusto. Ovviamente. Ma, Johnny, ma già che sei qua e sei il nostro opinionista questa sera. Il nostro opinionista. Ma allora, che dire delle ragazze? Come sono le ragazze a 10 anni? Perché noi non ce le immaginiamo, nel senso noi vediamo quelle che hanno 40. 30, 20, 32, 39, 64. A 10 anni come sono le ragazze? Beh, a 10 anni le ragazze sono così. Effettivamente è rimasto senza parole il nostro caro amico Johnny. Perché effettivamente cosa poter dire su queste ragazze di 10 anni? Che sono vivaci? Come sono? Sono vivaci a scuola? Come sono? Sono vivaci? Fanno casino? Giocano a pallone? Sono mascoline? Non giocano a pallone. Quindi voi maschi giocate a pallone, loro con cosa giocano? A pallavolo. Pallavolo. A pallavolo, come noi, caro Sergio. Io infatti preferivo giocare a pallavolo. A basket. A basket. Ah, ci sono anche delle ragazze che giocano a baschettare, quelle col pantaloncino largo. Le più carine dove giocano? A basket o a pallavolo? Ho capito. Giocano a pallavolo, certo. L'ha detto un pochino sottovoce, non si è sentito.
ma qui abbiamo in studio altre due fanciulle che volevamo intervistare. Qui prego, accomodatevi. Chi abbiamo qua in studio? Abbiamo con noi Samantha e Luisa da Asti, che sono arrivate qua apposta per noi a trovarci. Sono due ascoltatrici storiche, sono anni che ascoltano la nostra trasmissione e finalmente sono volute venire a, diciamo, coronare questo sogno da Asti a conoscere. Da Asti apposta qui con noi. Sono la Samantha. La Samantha. E la Luisa. Abbiamo la Luisa da Asti qua. Bene, cosa si dice ad Asti? Quello che si dice a Torino, più o meno. A Torino c'è un po' bolognese. Sì, ma perché mi trasformo? Eclettica questa fanciulla. Eclettica. E internazionale. Internazionale, viene dall'estero. Anche lei, cioè, ha fatto un lungo viaggio per arrivare qua in quelli di Torino, quindi, cioè, è da apprezzare, perché appunto ascoltava apposta per ascoltare la nostra trasmissione. Ecco, che sia chiaro soprattutto voi che ci ascoltate, cioè, non è che passavano di qui, no. Sono assolutamente proprio fatto il viaggio apposta per venire a sentire la nostra trasmissione. Bene o male, dal tutti i martedì abbiamo degli ascoltatori, abbiamo avuto degli ascoltatori dalla Sicilia, dalla Sardegna, loro si spostano con i loro muli e carretti per venire qua da noi ad allietare la loro presenza con noi, dalla, no? Calabria. Anche dalla Calabria è venuto con uno scecco Tonino di Tonino il Calabro. Tonino il Calabro con un cane, sarà portato pure un cane. Sì. La Calabria comunque è buono. Un pane senza mordica. Pure un salame che aveva portato. Sì. Salutiamo Tonino. Quindi adesso direi, prima di fare due chiacchiere con le nostre amiche qua in studio, mettiamo un altro pezzo. Sì. Cosa facciamo ascoltare? Io direi, vorrei far ascoltare un pezzo del nostro caro e meraviglioso amico Paolo Rigotto, se non che presentatore di una bellissima trasmissione che adesso non ricordo il titolo, si chiama Adesso non ricordo il titolo, la trasmissione di Paolo Rigotto. Il pezzo si intitola Ladro, caro Paolo. Noi sappiamo che stai registrando con la banda elastica Pellizza e ti auguriamo tanta fortuna. Tanta, a tutti voi. A tutti voi, Ladro di Paolo Rigotto. Yeah.
Ladro di Rigotto, qui con noi abbiamo un ospite. Abbiamo un ospite. Un ospite scomodo, insomma, che in pochissimi secondi vi dirà due robe. La prima, se siete troppo vecchi, ricordatevi di Fricantoni, perché cazzo era uno dei nostri. Se siete troppo giovani, ricordatevi degli Schiantos e di lui. Seconda botta, se siete un po' cretini, prima di fare le cose piccole, non scordatevi mai che potrebbe essere più grande di voi. Ultimamente la gente muore, ragazzi. Non fate gli stronzi, voi dice l'ultimo dei coglioni. Ricordatevi sempre gli Schiantos, ragazzi. Scommetto, non avrei mai pensato di pensare all'handicappato. Io l'handicappato cognato ce l'ho. Buon tutto. E buona fortuna. Fantastico, questo monologo del nostro caro amico. Amico Napolo Grosso, poi mi ha detto fatto benissimo. Applauso. Io direi. Che cazzo, Fricantoni era, no? Fricantoni. Tra l'altro, abbiamo appena passato un pezzo di Paolo Rigotto, che lui è molto ispirato. Esatto. Io adoravo quel deficiente lì. Mamma mia, si sono cresciuto nel cuore, no? Grande, beh, quella era anche l'epoca degli Squallor. Sì, che non dica a fare, in forma diversa li adoro tutti e due. Porca miseria, ragazzi, stiamo parlando mica di, cioè, dei geni incontrastati. Forse di... è ancora viva qua? Sì, è ancora viva, vivissima. Beh, gli Squallor forse, in forma differente, un attimo hanno bypassato la... Come tu che sai parlare, perché io no, la come si dice quella roba che dico ma non voglio, il tabù, il che non si dice, il che non si deve, ma vorrei censura, ragazzi, esatto, la censura, esatto, ecco, la censura, esatto. Questa è un'analisi, una roba molto importante, perché che ne so, ci sono caduto in tanti, da Gabra sì che sa, però è vero, guardate internet, è esistita, gli Squallor hanno passato le maglie della censura. Ma grande critica musicale questa sera su Paranite Radio. A oggi bisognerebbe fare ascoltare ai giovani la musica degli Squallor per capire la mente umana dove può raggiungere il punto di maggiore genialità, direi. Guatemala, ma Remma Maiala, esatto, verrebbe da rispondere, esatto, soltanto così, anche perché lui vende le macchine in Guatemala, e quindi la Maremma è Maiala. Guatemala, fantastico. Peccato che non è di Torino, noi qua su questa trasmissione qui passiamo solo e esclusivamente musica che viene concepita qua, in città. Vale anche un pezzo di Liguria? Liguria, siamo un po' distanti. MGZ Savona, siamo... Casa era del Paso, è un po' vecchio, un po' cretino, ma è uno quasi dei nostri. Non mangia la bagna cauda, però gli piacciono le sardine, le acciughe. Che comunque è stato anche tante volte in Piemonte, quindi potremmo anche dire che è un piemontese adottato. Assolutamente sì. Io poi conosco un po' di persone che hanno suonato o ballato con lui, quindi sì, è più piemontese che ligure. Forse è un po' tirchio, quella è la parte ligure. Ma adesso di un piemontese di adozione. Ma sì, dai, voglio dire, ognuno ha le sue. Detto da me, io ne ho di peggiori, però. MGZ è vivo, lotta insieme a noi, ha fatto uscire disco inutile che non si vende, ma si compra su quelle robe lì, che se voi siete giovani lo sapete, se siete vecchi informatevi, certo. Ma con 12-13 euro avete 9-11 pezzi da ascoltare, veramente fantastici. E beh, adesso la nostra regia si sta muovendo. Che cosa vogliamo far ascoltare degli MGZ ai nostri amici ascoltatori? Dunque, io sono un invitato, quindi della serie non sono pronto. A sto punto scaverei completamente gli MGZ. Non possiamo fare un tributo agli Squallor perché sono morti quasi tutti. E allora gli Squallor c'è un bambino, i bambini vanno sempre ascoltati, quindi a sto punto io metterei un pezzo di Pierpaolo, che comunque è sempre un gran bambino, e io metterei Pierpaolo. Voi dove lo mettereste Pierpaolo? Perché è sempre andato in giro. Pierpaolo è un bel casino. Adesso è tirato fuori Pierpaolo e ci trovi un pochino spiazzati sull'argomento. Facciamo parlare al bambino, diamo la colpa ai bambini. La colpa è di Johnny, che è qua Johnny bambino, non stecchino, bambino. Johnny bambino. Il nostro caro amico Johnny bambino, la colpa è sua. A questo punto io Pierpaolo metterei Pierpaolo il guru. Il guru esiste, o comunque non è mai stato un guru, ma però il guru c'è. Io a questo punto, siccome sono un vizioso, mi fumo un'altra sigaretta, che tra l'altro è pure l'ultima, e se qualcuno e noi mi mette il guru. Esatto. Ascoltate il guru. Dove chiami? Da quella grande mamma. Signorino caro! Ah! 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 Ma
Sono sempre io. Ma quanti cazzi di anni hai? 300. Sempre ma la cosa di Calcutta. Una ventina. Vado cuccolo poco, chiami il papi. Dormi. Chiama, 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 tozzole la porta e chiama. Ciao papi. Caro Pierpaolo, ciao, caro papi. Pierpaolo. Te lo dico come un guru. No, vattene a fare in guru. Cosa? Io sono diventato un guru. Beh. E sono in Messico con la mia setta. La lotto? Setta e sette e mezza. Scusami, avevo interpretato male. Sì, abbiamo comprato tutti gli stadi dove si svolgeranno le partite. Ho piacere. Ma ci mancano i soldi per i biglietti. Provvedo io senza dubbio. Tu ci devi mandare. Senza dubbio. Tu sei il guru. Il guru è quando meglio si possa trovare sulla terra. Bene, perché è un fratello dei fratelli. Ah, sorella. Gli arramponi. Bene, chi c'è di voi? Ci siamo qui, io, il figlio di Edoardo Agnelli. Bene. Un mio amico. C'è il figlio di Berlusconi. C'è il figlio di Falchi. Insomma, ci siamo i figli dei Caroselli. Oh, sono molto contento. Oh, e adesso cosa fai? Di cosa organizzare? Bello. No, no, no. Vengo io? Non se ne parla neanche. Quando cammino io si chiudono le acque. Non si aprono. Ma non sono impiegato all'acquedotto, papi. Io sono un guru. Cosa fai di poi di Equadano? No, l'unico problema che c'è è che qui si svolge anche il toto nero. Ah, di figura, di adesso tu per rimediare qualche 50-60 milioni di dollari ti faccio fare una mascherina che tu fai 14 invece che 13. Però una penna. Vai, piglia la penna e c'è la goleata. Piglia la penna e c'è la goleata. Piglia la penna e c'è la goleata. Ho capito. Hai preso la penna e c'è la goleata? Sì. Hai preso? Sì. Adesso ti dico. Sì. Poi arriva uno, poi arriva due, arriva uno, due, X, non c'è, va bene, non la va bene. Segna. Va bene, vai avanti, adesso spieghi con te. Mamma. Sì, la mamma adesso è la mamma di un guru. È fiero di te, fiero di te. Quindi rispettati in tutto il caseggiato. Quindi dice, il vostro figlio che fa? Il guru. Si fa in guru. È un vantaggio da poco secondo te? No, figurati, mi sono fatto crescere i capelli, cioè i boccoloni. E che sembri? Apro e chiudo le mani, sembra un vigile indiano. Io per adesso invece di Pierpaolo mi chiamo Pierpanti. Ah, esci dalla Fiat? Ma non esco dalla Fiat, esco dal Messico. Sono contento. Pierpanti. E come la Seat in Spagna, insomma. I miei seguaci quando mi vedono saratte di palla perché dicono che porto ieri, invece no. E cosa fai? C'è stata una scossetta di terremoto, pu. Mercalli. Ma quella era una scossa del sesto grado della scala, della scala Richter. Ah, no, Mercalli. No. Scusami. Richter, qui non ti calcola Mercalli. Bene, 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 siamo qua. Siamo qui, questo era Pierpandi, il guru degli Squallor. Abbiamo avuto l'incursione di un altro opinionista che era già passato qui dai microfoni della radio, Nocciolo. Nocciolo, grande opinionista Nocciolo, che salutiamo, che si è già dissolto, è evaporato così, come un puff, come un ninja, è sparito in una nube di fumo. Che ne dici, caro amico Johnny? Ti è piaciuta questa esperienza radiofonica questa sera insieme a noi? Sì. Perfetto, grandissimo. Hai imparato cose nuove? No. Ecco, questa è la cosa importante, perché infatti nella vita mai imparare cose nuove. Scherziamo, ovviamente, bisogna sempre imparare, anche voi che ci state ascoltando, avete 70 anni. Ma non è vero, non è vero, non è vero, perché il caro nostro amico Johnny questa sera era qui con noi, quindi ha imparato, diciamo, già come si fa la radio e potrà in futuro, lo stiamo, diciamo, metabolizzando mentalmente alla creazione di una trasmissione per bambini dedicata alle bimbe di 10 anni, amico di Johnny. Esatto, sarebbe fantastico, ci sono tante bambine all'ascolto che già sono in trepida attesa di questo momento, chissà se superano i 3, io vedremo mai la nascita di questa bella trasmissione. Eh beh, sì. Allora,
cerchiamo di farla così in diretta. Johnny, la vuoi fare una trasmissione tutta tua, magari con Sofia e magari anche con Oliver? Sì! Hai visto? Sì, ce l'abbiamo fatta, abbiamo la firma elettronica di Johnny, un applauso e a Johnny. E allora il nostro pubblico ti fa un applauso in questo momento. Un applauso a Johnny, anche un applauso a Sofia e anche un applauso a Oliver, che sono i due e ci stanno ascoltando fratelli e sorelle del nostro caro. Vieni anche tu, salutiamo tutti. Salutiamo il bambino, perché salutiamo con i bambini, le donne. Salutiamo il bambino, salutiamo le donne. Le donne e i bambini. Le donne, poi i bambini. Bene, allora cari amici ascoltatori, venite qua a fare un saluto alla nostra radio. Venite, abbiamo Samantha e Lucia di Asti. Ciao a tutti, fate un applauso tutti quanti. Un applauso per essere sempre bambini. Vedete quanta gente, non vi prendevamo in giro noi quando diciamo le cose per radio, sono sempre babbale. Esatto, babbale. Come il barotto di prima, babbale. Babbale, babbale è una parola piemontese. Babbale, babbale. Babbale, babbale, babbale. No, babbale. Oppure a venta fa andelì a punte bale. Non raccontare mai delle palle, perché poi te le devi ricordare. Quello è fondamentale. Scuse per tenerle a mente, no? Le balle, mai. Quello è fondamentale, ma io ti chiedo scusa perché fondamentalmente non capisco il piemontese. E noi siamo in Piemonte, il barotto, siamo barotti. Però sai, io sono arrivato in un gommone dalla Sicilia. Ma sei uomo o donna? Potresti prostituire? Beh, questa è un'ottima idea, sai? Sì, anche per me, nel senso che io sto cercando un business, ma sei bella, nel senso che io non ti vedo, sono un po' secco, non ci vedo, sono una talpa. No, non importa, posso toccare, comunque hai capito? Posso toccare? Facciamo il business. No, aspetta, io prima devo toccare. Perché... Bene. No, ma hai capito? Siamo uno che si vede, nel senso che non me ne frega un cazzo, io voglio il soldo. Esatto, ma il soldo lo realizziamo a breve tempo. Grande radio, allora grande. Tornando sempre sui bambini, io a questo punto ricorderei che sono un sacco di bambini sui gommoni che vanno aiutati. Esatto, su questo siamo aiutati. Pienamente d'accordo. Esatto. Soprattutto ricordiamo l'ultima tragedia che è avvenuta ieri l'ultima di internet o l'ultima quella vera? Perché no, internet è un attimo vera. Capito, indifferita. Sì, sono informatico, diciamo, è indifferita. Sì, no, indifferentemente l'ultima vera, diciamo quella che danno presumibilmente 30 persone, diciamo, poi non si sa quante sono. Bene. Beh, ma siamo anche al primo di luglio, insomma, no? La Gambirasi è vecchia di 4 anni. È vero, sono d'accordo. Scopa sono nuova d'accordo. Fa rumore, tu ce l'hai una scopa adesso? No, ci sono i gommoni, i gommoni non si scopa, ci sono solo i bambini. Esatto. A questo punto ricordiamo a tutti i bambini di imparare a nuotare prima di salire sui gommoni. Esatto, almeno quello, bambini. È la cosa più importante, o quantomeno un salvagente, due braccioli. Se no non ci salite. Due braccioli. Non salite mai su un gommone senza almeno un braccio. Senza un bracciolo o senza sapere nuotare comunque. Con un bracciolo. Mi raccomando, a tutti. Nuotate col bracciolo. A tutti voi bambini che state alla scuola. Il bracciolo è fondamentale. Se sei un bambino, noi siamo adulti, te lo diciamo noi a te, che il bracciolo è fondamentale. No, ma cosa dove si scopa? Oh mamma mia, allora a questo punto io ho una scopa nuova. Questo diventa un disastro. E a questo punto io direi che la radio rimane al codice fiscale di chi l'ha aperta. Le persone se ne vanno. Io ho chiuso anche le sigarette. Anzi, metto la sigaretta mentre scappo. Del tabacco, anche solo un calcio nel culo per andare via. Nel sedere. Cari amici, a questo punto che ha detto il codice fiscale, ricordiamo il codice fiscale di Paranight Radio, DRS 74 M13L 219 B8, dove potete fare la vostra donazione per la nostra radio, che parte da un minimo di 5.000 euro, come al solito. E a tutte le 850 persone che hanno un codice fiscale doppio, perché succede, non vi arrabbiate se un altro che è nato come voi, simile a voi il giorno vostro, fa delle multe. Andate a denunciare la cosa e nulla vi accadrà più. Succede, basta avere semplicemente 3 consonanti del nome e 3 del cognome, la stessa anno di nascita, saranno guai, ma non vi arrabbiate, denunciate, esatto, e nulla, esatto, vi accadrà più. Non vi arrabbiate. Per non ho mai la rabbia, mai. Questa sera su Fire. Certo. Perché... Bene, amici, vi salutiamo tutti, vi abbracciamo tutti quanti, voi che ci state ascoltando, voi che ci ascolterete a partire da domani. E se mai dovesse morire Papa Francesco, pregate Gennarino Primo. O Genia Carogna. Ci ascoltiamo Stefano Amen e vi salutiamo tutti. Un abbraccio a tutti, ciao, un saluto Johnny. Ciao a tutti, ciao. Non contando quelle che sono da dormire, ne studiamo.
4 ogni giornata. Sono 20, quindi quelle devo bere. Se ogni dose composta da 40 ml, ne sommando quei 40 20 volte, concludiamo che il totale di 800. Io mi contorco nel cemento. Si contorce deliziato su se stesso. Un saluto a Paranight Radio da Samuel e dai Subsonica. Mi raccomando, ascoltiamoci.